Il web ha dato voce praticamente a chiunque, il che per certi aspetti è una cosa positiva, ma parliamoci chiaro, ci sono persone che praticamente trovano piacere nell'attaccare gli altri e nel farlo in maniera del tutto anonima proprio sul web. D'altronde è il miglior modo per sfogare tutte le proprie frustrazioni e la propria negatività senza essere riconosciuti. Quando ho cominciato la mia avventura sul web, sono finita nella loro trappola con tutte le scarpe. C'era questo strano individuo, del tutto anonimo naturalmente, che si era messo a spammare tutti i miei siti e soprattutto tutti i siti dove ci fosse qualche articolo, qualche pezzo che parlasse di me, continuando ad accusarmi di essermi inventata tutto, mi accusava del fatto di non essere mai stata nei posti che descrivevo, dove descrivevo di aver lavorato, e ricordo che mi ha ridotto uno schifo. Ricordo una sera in particolare in cui con la testa tra le mani ero in lacrime e avevo soltanto voglia di chiudere tutto quanto, di non fare più nulla. Ne valeva la pena? Certo che no, solo che io non ero preparata per affrontare questa situazione. Qualcuno una volta ha detto: le persone che ti attaccano spesso stanno parlando di loro. Con questo in mente, prova a pensare la prossima volta che qualcuno ti critica sul web, soprattutto in forma anonima, che difficile deve essere vivere come vivono loro, quale fardello si stanno portando dietro, se tutta la loro frustrazione e la loro negatività è un riflesso della vita che vivono quotidianamente. Dopo diversi anni che lavoro sul web, ho imparato a seguire degli step precisi ogni volta che mi arriva una critica o un attacco, e gli step sono: lascia, impara, costruisci, ignora. Nessuna critica sembra costruttiva all'inizio, perché naturalmente siamo colpiti subito sul personale. E quindi quello che di solito faccio quando mi arriva è prendere le distanze, lasciare che quella critica si sedimenti, provare a capire se c'è qualcosa di vero in quello che mi è stato detto. A volte c'è davvero, e in quel caso quello che cerco di fare è ammettere il mio errore e procedere. Ecco che dopo averla lasciata andare, se noto che c'è qualcosa di vero in quella critica, decido di imparare da quella critica e di costruire una relazione con chi me l'ha fatta, attraverso delle scuse o semplicemente ringraziando. Ma se vedo che non c'è alcun elemento costruttivo nella critica che mi è stata posta, allora decido di ignorare. Dopotutto è diritto delle persone condividere la loro opinione ed è un nostro diritto allontanarle dal nostro cortile. Winston Churchill una volta ha detto: non potrai mai arrivare a destinazione se continui a gettare bastoni ai cani che abbaiano. Dimmi, ti prego, che non sono l'unica che ha a che vedere con cani che abbaiano continuamente senza voler dire nulla. Se è così, condividi nei commenti qui sotto se ti è mai capitato di affrontare delle critiche online e come hai gestito la situazione. Ricorda che non c'è modo migliore di crescere insieme, quindi continua ad arricchire questi Ceci Weekly con suggerimenti, spunti e riflessioni tratti dalla tua esperienza personale. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce.